dell'Ufficio Diocesano di Pastorale Scolastica proponiamo ai dirigenti scolastici, quest'anno allargato anche agli insegnanti che si occupano della funzione strumentale di sostegno e di servizio all'interno della scuola per le situazioni di bisogno, di emergenza, sia didattica ma soprattutto educativa. E il nostro incontro prevede appunto all'inizio il saluto del Vescovo, perché siamo nella sua casa e siamo grati anche dell'ospitalità, ma soprattutto dell'attenzione che dimostra sempre al mondo della scuola, sia visitando direttamente le scuole, ma anche interessandosi della realtà della scuola. E poi con il dottor Contara, che è il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, che appunto tutti conosciamo. E poi avremo la relazione del dottor Alessandro Meluzzi, psicologo e psicoterapeuta, fondatore della comunità GAPE, che ci parlerà del disagio psicologico grave nell'adolescenza. E sarà un modo per introdurci in questa realtà che purtroppo tocca un sempre maggior numero dei nostri adolescenti, che poi nella scuola ci troviamo a dover aiutare e sostenere. E quindi avere anche un quadro di riferimento generale ci può aiutare nell'intervento educativo. E l'ultima parte della mattinata vedrà la presentazione del progetto di valutazione e trattamento degli adolescenti con grave disturbo psichico. Sarà il dottor Amedeo Pezzetto dell'ospedale Santa Giuliana che ci presenterà questo progetto che l'ospedale Santa Giuliana offre come supporto, come sostegno alle realtà educative che vivono nel territorio di Verona e quindi anche al mondo della scuola. L'ospedale Santa Giuliana è un ospedale nato dall'Istituto delle Sorelle della Misericordia e quindi attraverso questo progetto c'è un modo concreto con cui la Chiesa si rende presente a sostegno e a servizio delle realtà di emergenza e di bisogno che ci sono nel nostro territorio, nella nostra comunità. È importante anche questo perché tante volte appunto quando si parla di Chiesa e scuola si pensa alle scuole cattoliche, ai problemi della sopravvivenza delle scuole cattoliche, delle scuole paritarie, eccetera. Sono problemi reali, però non è soltanto questa la presenza della Chiesa nel mondo della scuola. Ecco, citando a senso una frase del dottor Meluzzi che c'è nel testo che vi è stato consegnato anche come omaggio, ecco, molto bello, il dottor Meluzzi dice: io sono, se non sbaglio, io sono cattolico, però ecco, convintamente e vivo la mia proposta sapendo che questa è una promozione dell'umanità. E il Concilio Vaticano II dice che Cristo è l'uomo perfetto e seguendo Cristo si diventa più uomini. Quindi l'aiuto, la proposta che anche come Chiesa vogliamo fare nel mondo della scuola non è certamente proselitismo, confessionalità, ma diventa un sostegno in ambito educativo per la promozione umana integrale dei nostri giovani. Ecco, con questo spirito viviamo questo incontro e proprio prima di dare la parola per i saluti al nostro Vescovo e al dottor Contara, ecco, una parola di saluto, ecco, la rivolge a noi anche il dottor Fanelli Pierangelo, direttore generale del Credito Veronese, ecco, il sostegno del quale ci ha permesso di poter realizzare questa giornata e lo ringraziamo proprio della vicinanza dimostrata. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio l'ospitalità il Vescovo. Solo due parole di presentazione di Prever Banca, o Credito Veronese, come si voglia chiamare, abbiamo la fortuna di essere addirittura due nomi. Non so quanti di voi conoscono la realtà di Prever Banca, che è una banca che è nata a Verona nell'ottobre del 2002, quindi quest'anno compie 10 anni, e su iniziativa di personaggi del mondo, diciamo, dell'economia veronese, professionisti, imprenditori radicati nel territorio con l'intenzione di realizzare il progetto di una banca locale con servizi integrati e evoluti
grado di esprimere e soddisfare al meglio le esigenze locali. C'è da dire che Quebra Banca conta attualmente 45 dipendenti, una piccolissima realtà con 7 sportelli radicati nel territorio veronese, e che però ha un progetto industriale importante che prevede l'apertura di nuovi sportelli, di uno molto probabilmente a brevissimo in centro a Verona, e quindi ci renderemo ancora più visibili a tutti. Dall'aprile dell'anno scorso Quebra Banca è entrata a fare gruppo Banco La Sabina, che è una banca popolare bresciana, come si noterà anche dal mio accento, io provengo dalla capogruppo, che è una banca popolare fondata nel 1898, quindi 100 anni di storia, 60 sportelli e oltre 35.000 soci. Tornando alla Quebra Banca, volevo proprio due parole brevissime, mi sono segnato questo pensiero. Quebra Banca vuole essere banca del territorio non solo a parole, perché va di moda a definirsi oggi banca del territorio da parte di tutti, ma noi vogliamo esserlo nei fatti, ovvero sì, vogliamo essere un soggetto, un attore che opera con spirito propositivo e che ha l'obiettivo di essere sempre più parte integrante di quella rete economica, sociale e culturale che forma ciò che intendiamo per territorio. Non vogliamo essere una forza che opera nel territorio appoggiandosi alle economie locali, quanto piuttosto direi essere una banca che opera sul territorio, generando economie locali. Allo stesso modo riteniamo di dover sostenere e incoraggiare giornate come queste, caratterizzate da impegno sociale e da valore etico, che vorremmo fossero sempre più note e valorizzate. A questo punto non direi più ringraziarvi e augurarvi una serena nel profitto di questa giornata. Grazie. Buona giornata a tutti. Come disse Don Domenico, voi dovreste essere gli ospiti, no? Dovrebbe chiedere al meglio che ci chiariamo sui termini. A volte magari per generosità si parla così, ma quando si viene in cattedrale o in vescovado, tutti sono a casa propria. Io sono soltanto responsabile e gestore di questi luoghi, ma se c'è un luogo che ci appartiene, appartiene all'insieme della comunità cristiana e civile, è proprio la cattedrale e il vescovado. Questo vi dico benvenuti a casa vostra. Anche questo salone è così splendido, forse meriterebbe anche un piccolo restauro quando i tempi cambieranno, si potrà far vedere, intanto aspettiamo. Vorrei dirvi quanto ho apprezzato l'idea di questo convenire su una tematica di estrema, urgente, purtroppo, attualità. L'essere costretti a puntare la nostra attenzione sul mondo degli adolescenti, preadolescenti e adolescenti, che noi vorremmo vedere con il volto sorridente e carico di speranza, invece siamo costretti a constatare essere preoccupato, quasi corrugato, anticipatamente, una sorta di vecchiaia cromosomica, perché è inserita nella cultura che respirano, dunque non per colpa loro, ma perché vivono una realtà che impedisce di respirare a pieni polmoni, ciò di cui avrebbero sacrosanto diritto. Credo che l'argomento di questa mattina si aprirà su un orizzonte per il quale tutti, come mondo degli adulti, e sotto il profilo civile, sotto il profilo religioso cristiano, su un mondo in cui prenderci le responsabilità, di cui farci carico. Non a caso, Suor della Misericordia se ne fanno carico e io le sostengo pienamente. Nello stesso tempo bisognerebbe lanciare un monito, non so
chi sia in grado di raccoglierlo. Le giovani generazioni stanno soffrendo, sono in uno stato di sofferenza apparentemente, no, in realtà lo sono in profondità del loro essere, che prima di arrivare a intercettare i sintomi di una malattia che li rende più deboli, più fragili, sarebbe bene intercettare le loro potenzialità, tutti insieme, famiglie, scuola, chiesa, associazioni, ambito ludico, per poter prevenire in modo assoluto quelle forme degenerative che poi sono anche un costo sociale, comunque sono soprattutto una disfatta, una sconfitta del mondo degli adulti che non sa dare risposte adeguate a coloro che sono il futuro vero della società. Sono contento che occorri anche la possibilità di farsi. Insomma, della tecnologia bisogna fidarsi e anche non fidarsi del tutto. E comunque io purtroppo, preso una serie di situazioni, non posso fermarmi e vi dico quanto è per me un dispiacere grande. Avrei voluto, questo lo sogniamo, di fermarmi con voi per ascoltare sia lui sia anche poi Zetto, eccetera. Comunque so che registrerete tutto e nella registrazione poi io potrò usufruirne magari andando anche in macchina. Auguro a voi che sia proficuo, ma sono convinto che lo sarà questo incontro e che apra nuove porte almeno al soccorso, al pronto soccorso di questi ragazzi, preadolescenti, adolescenti che ci stanno immensamente a cuore. Do io la parola per canto di Domenico. Purtroppo mi dispiace per i microfoni, ma si vede che c'è qualche problema, si sente capito. Anche con questo adesso purtroppo non si sente. Sentiamo più, però si sente. Funziona solo. Funziona, mi pare che funziona poco. Alle parole sempre con molto timore e sollenza, perché il peso della legge, ciascuna parola, ci intimorisce un po' come allievi. Però è il secondo anno che ci incontriamo qui in questa meravigliosa sala e anche io sono convinto che si tratti di un'iniziativa particolarmente significativa e importante. Lo scorso anno abbiamo parlato insieme alla dottoressa Colombo delle tematiche che interessano i nostri studenti, in modo particolare gli studenti cittadini non italiani, con tutte le preoccupazioni che abbiamo su questo. Oggi il tema è già stato segnalato, è una attualità particolarmente importante. Però consentitemi di fare una considerazione e faccio una considerazione del tutto locale sulla nostra provincia, perché qui in questa sala oggi abbiamo rappresentato attraverso i dirigenti, i docenti, le persone che hanno un interesse diretto a seguire le tematiche della scuola, un sistema scolastico che ha imparato, anche se con molte difficoltà, a confrontarsi, a lavorare insieme su fronti che sono quelli comuni dell'educazione, anche se con respiri di tipo diverso. Dico, questa particolarità che vorrei segnalare della nostra scuola veronese, l'unica per carità del secolo, ma che si è irrobustita attraverso una serie di iniziative importanti che ci ha fatto via via conoscere sempre di più, ci ha fatto condividere i nostri progetti, ma anche ci ha fatto tante volte condividere insieme, oggi qui, in altre occasioni, nei saloni dell'ufficio scolastico,
quelle che sono le preoccupazioni principali del poter sostenere nel loro percorso, nelle loro speranze, nei loro progetti i nostri ragazzi. Oggi tocchiamo un argomento che rappresenta una criticità estremamente delicata. Quando si tratta di affrontare questioni che riguardano la drammaticità talvolta del vivere a scuola esperienze difficili, noi vediamo anche le criticità che interessano il collegamento tra l'alunno, il docente, la famiglia, ma possiamo dire la scuola, i gruppi di alunni, la comunità più generale, e credo che sia questa capacità di tenuta complessiva sul territorio, nella comunità, quella che ci dà la forza di affrontare questi temi, perché nessuno da solo ne va a risolvere e a trovare le soluzioni. Se ciascuno di noi, con la giusta misura, umiltà, ma con grande disponibilità, si mette in gioco, probabilmente riusciremo a dare, anche se con molte difficoltà, quelle risposte che ci vengono chieste. Quindi grazie per l'iniziativa, grazie a Don Domenico, mi permetto di fare un grazie anche a Paolo Fabinetti per tutto il lavoro che sta svolgendo all'interno delle scuole, tenendo un collegamento prezioso tra i presidi e gli insegnanti di religione cattolica. È un'esperienza importantissima che qualifica anche il servizio che si sta proponendo. Quindi un grazie forte a Paolo per tutto il lavoro che fa nelle nostre scuole. Sia di tipo psichiatrico, psicotico classico, quelle grandi patologie della sfera dell'umore, del modo, le grandi patologie psicotiche o i grandi disturbi dell'alimentazione esordiscono in quell'età della vita che definiamo adolescenza, che è quella in cui si assestano equilibri organici, biologici, genetici, relazionali, comunicativi, ambientali, familiari, e quindi segna quel definirsi del sé che può essere letto con vari codici e con vari linguaggi, con quello della psicanalisi che è invalso negli ultimi 100 anni di storia dell'Occidente, con quello delle neuroscienze, ne diremo qualcosa oggi, con quello di una visione umanistica e anche filosofica della vita, ma che comunque rimanda all'unità dell'uomo, dalla quale vorrei partire, perché il riferimento molto puntuale con cui Don Domenico è esordito, immeritatamente citando un pezzetto di quel libricino che gli è stato regalato, Educazione, Profezia e Mistero, ci ricorda che il cristiano, qui siamo in un luogo in cui non possiamo prescindere da questo orizzonte di senso e di orientamento, non è un astratto riferimento ad un'ideologia, ad una filosofia, ad una teoresi, ma è null'altro che il completamento dell'umano. Quindi se Cristo è il nuovo Adamo ed è il fondatore di un'umanità nuova, il cristiano non è colui che discetta di temi religiosi, ma è colui che nella ricerca del completamento, della ricerca dell'orizzonte di senso, della costruzione anche educativa dell'umano, realizza innanzitutto se stesso nel proprio incontro con Cristo e il mondo, il proprio orizzonte nel mondo alla luce di qualche cosa che definire una religione è ingeneroso. Io dico sempre che ciò che trovo sconvolgente, rivoluzionario, affascinante del cristianesimo è certamente di avere degli aspetti religiosi, ma di essere molto più e qualcosa di molto diverso da una religione. Perché mentre le religioni sono molte e possono tracciare
diversi orizzonti di ricerca, quindi uomini delle varie latitudini, delle varie culture, delle varie fasi della storia hanno cercato ineludibilmente il mistero del divino. Il cristianesimo invece è il mistero di un incontro personale tra l'uomo e Dio attraverso una persona vera, storica e reale che Gesù di Nazareth detto il Cristo. Quindi non è soltanto la storia degli uomini che cercano Dio come religione, ma è la storia del modo compiuto con cui Dio cerca gli uomini attraverso il mistero fondamentale della nostra fede, che è il mistero dell'incarnazione, il mistero della croce e il mistero della resurrezione. E siamo nel tempo tra anche liturgico che ce lo ricorda in modo compiuto. Questo lo dico preliminarmente, non per essere tacciato immediatamente di una visione che in qualche ambiente avrebbe definito integralista o confessionalista, ma perché mi sembra che sia, come dire, il genius loci, lic et nunc, in cui ci ritroviamo. Proprio perché questo fatto che la Chiesa veronese, i credenti, insieme agli insegnanti di religione, si interroghino su come rispondere concretamente al problema del disagio giovanile, partendo da questo ibrido e un po' ircocervo incontro tra la pastorale educativa della diocesi, gli insegnanti di religione, una illustre e emerita istituzione sanitaria con radici saldamente piantate nella comunità religiosa veronese, che è Santa Giuliana, e il mondo degli insegnanti, è qualcosa che trovo preziosissimo proprio per la sua complessità. E proprio perché ci ricorda che questo chiama tutti ad una nuova vocazione, ad una nuova chiamata. Vedete, oggi è invalsa nel mondo degli insegnanti di religione, e lo dico con rammarico, una certa abitudine, un po' per quietismo, un po' per senso del politicamente corretto, a fare diventare l'ora di religione l'ora di storia delle religioni, l'ora di cultura del religioso, luogo di discussione interdisciplinare sul tema del sacro, l'ora di antropologia del sacro, l'ora di filosofia delle religioni. Un uso assolutamente improprio, mi permetto di esordire proprio questo discorso sul tema dell'educazione e quindi anche dell'educazione religiosa, credo che ci siano molti insegnanti di religione. E mi sembra che questo sia un modo anche molto fuorviante con cui interpretare il ruolo istituzionale dell'ora di religione scuola. Trovo invece profondamente provocatorio e fortissimo il fatto che gli insegnanti di religione vengano interpellati ad occuparsi della complessità umana dei ragazzi che sono loro affidati. E quindi si ponga una domanda che faceva dire al nostro Signore Gesù Cristo quando percorreva le strade della Palestina nei 2 anni e mezzo della sua vita pubblica, che il tema della malattia e il tema del regno, il tema della guarigione, il tema dell'annuncio del regno sono due temi che si intrecciano inscindibilmente nella buona notizia del regno. Anzi, se dovessimo dire con una battuta tanto schematica da sembrare irriverenti, che cosa si riassume tutta la buona notizia evangelica, potremmo dire che la vita pubblica di Gesù, ce lo ricordano sia i Vangeli sinottici che il Vangelo di Giovanni, si riassumono qui questi due fatti, dell'attraversare le strade della Palestina, guarendo gli ammalati e scacciando i demoni, come il Vangelo di Marco ricorda prepotentemente, ma anche annunciando il regno attraverso dialoghi, segni e fino al mistero della gloria e della croce, come per esempio il Vangelo di Giovanni ricorda prepotentemente. Quindi questo duplice piano, ma anche provvidenzialmente per quello che riguarda la mia povera vita, fa venire me oggi in una successione di eventi che sono andati progressivamente fornendo, come spesso accade nella vita di coloro che credono che ci sia anche un sottile disegno della provvidenza che non elimina, come cercherò di dire dopo, il nostro libero arbitrio, ma che ci ricorda che la nostra vita personale può essere letta anche come un misterioso incontro tra un grande disegno cosmico in cui siamo inseriti e il nostro libero arbitrio di dire continuamente sì o continuamente no a ciò che le dinamiche dello spirito ci propongono. Allora, questo lo dico per quello che riguarda me, lo dico subito con un po' di introspezione, anche per rendere colloquiale questo nostro incontro. E questo incontro viene subito dopo un incontro avvenuto 3-4 giorni fa nella diocesi di Taranto su un tema dove il vescovo locale e la comunità ecclesiale del Movimento dello Spirito Santo mi ha invitato a parlare su un tema che sembra non avere niente a che vedere con ciò di cui parliamo oggi, ma che in realtà ha molto a che vedere con ciò di cui parliamo oggi, che loro hanno voluto definire con un'espressione un po' forte cristoterapia, che è un tema importante, che non vorrei affrontare oggi,
ma che mi pare sfiori le cose di cui parliamo. In che senso? Forse che noi dovremmo essere coloro che di fronte alla incombente problema della psichiatria, della patologia mentale che ha tante radici, che ha tante cause, che è legata a problemi multifattoriali, offriamo come unica risposta alle domande dei giovani quelle della fede, quelle dell'evangelizzazione. Questa sarebbe una lettura altrettanto riduttiva, perché sarebbe l'espressione di una visione, di un dogmatismo che non è la vera essenza del cristianesimo. Però per contro c'è anche un altro aspetto della questione da cui non si può prescindere. E ce lo ricorda Papa Benedetto con il suo motu proprio dedicato al varo dell'anno della fede, che sapete comincerà nell'ottobre di quest'anno, 2012, con il Sinodo dei Vescovi, e nel quale fa una riflessione che io trovo formidabile, che invito tutti a rileggere, anche i religiosi, anche i sacerdoti, laddove dice che la comune appartenenza ad una cultura diffusa che era in qualche modo ispirata in maniera generalizzata al cristianesimo rendeva l'espressione della fede legata principalmente alla necessità di tradurre una cosa acquisita come un fatto cognitivo in opere. Cioè, in altre parole, per essere un po' sbrigativi, nel mondo da cui noi proveniamo, quello in cui anche un grande laico come Benedetto Croce non poteva non dire che non possiamo non dirci cristiani, almeno in termini culturali, se tutti condividevano, almeno sul piano delle cognizioni, della ragione e dell'intelletto, una certa Weltanschauung, una certa visione del mondo, alla fine essere cristiani si traduceva soprattutto nel fare alcune cose attraverso le quali ricordare l'inno alla carità di Corinzi 13, dove Paolo ci ricorda che la fede è straordinariamente importante, la speranza è imprescindibile, ma più importante di tutto è la carità, perché attraverso la carità, che poi è benigna, è benevola, non si adire, eccetera, 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 noi davvero realizziamo la volontà di Dio. Quindi se anche io avessi il dono della profezia, il dono delle lingue, ma non ho il dono della carità, e quindi dell'amore verso gli altri, sono soltanto un cembalo risonante, un timpano squillante, ma non sono ciò che Cristo mi chiede. Bene. Oggi questa situazione è un po' cambiata, e vi faccio fare qui, mi avvicino al tema dell'educazione e anche alla vostra proposito, perché noi viviamo in un tempo e in un mondo in cui, mentre in questa societas cristiana piuttosto ubiquitaria c'erano molti cattolici e bisognava convincere tutti questi cattolici a fare delle opere di carità, che erano anche poi opere di equanimità, di solidarietà e di giustizia, la storia dell'umanità, nella sua misteriosa eterogenesi dei fini, ha realizzato un mondo in cui ciò che erano le opere della carità sono diventate opere di giustizia fatte dagli stati, no? Nazionali, e sono diventate il grande sistema di welfare in cui anche la grande opera delle vostre sole della misericordia è inserita. Quindi quelle che erano opere di carità sono diventate opere di giustizia e sono diventate il sistema dello Stato sociale, del welfare state. Quindi quello che una volta i cattolici dovevano dimostrare di fare per non essere soltanto coloro che dicono Signore, Signore, ma non fanno la volontà del Padre, o per non essere come quel figlio che dice subito sì al Padre che lo vuole mandare nella vigna, ma poi non ci va, mentre invece quello che dice di no va poi, come ci ricorda il Vangelo di Marco. Quindi per essere anche uomini del fare, uomini delle opere, è in un certo senso ribaltato, nel senso che oggi noi siamo circondati da istituzioni sanitarie, psicologiche, educative, che fanno per vocazione e per mestiere ciò che una volta era espressione della solidarietà volontaria. Questo è stato il tema, per esempio, di due grandi encicliche di Papa Benedetto, la Deus Caritas Est e la Caritas in Veritate, dove tra l'altro si conclude, anche ed è abbastanza ovvio, che la giustizia, l'uguaglianza e i servizi non potranno mai riempire tutto lo spazio della carità, non fosse altro perché si nutrono di una dimensione di costruzione di senso alla quale mai nessuna risposta esclusivamente razionale potrà dare una risposta. Siede qui il provveditore, quando gli uomini del posto dell'Italia risorgimentale post-unitario vollero fare insieme a De Santi su un sistema sanitario, un sistema educativo pubblico, generalista e onnicomprensivo, fecero probabilmente una cosa giusta. Scardinarono anche con questo, come dire, un sistema di monopolio educativo della Chiesa di cui nessuno oggi ha la nostalgia. Però attenzione,
perché attraverso questo sistema anche il concetto stesso di educazione è diventato qualche cosa in qualche modo di neutralizzato, di livellato in termini ispirati a un common sense, a un senso comune, che per esempio assume oggi nelle sue espressioni più brutte, più viete, quella dimensione che tutti voi conoscete come politicamente corretto, ed è una dimensione per la quale, per esempio, nel nome del politicamente corretto e nel nome di un sistema educativo pubblico, qualche buona maestrina animata da sentimenti un po' bigotti, tipo laicista, dice: non è giusto che noi celebriamo la festività del Natale facendo il presepe, visto che nella nostra classe una parte di bambini sono di fedi e di religioni diverse da quella cristiana, perché questo significherebbe urtare la loro sensibilità. Non è giusto che durante le festività della Pasqua ricordiamo che cosa accade e che cosa sono le uova e perché e che cos'è e quello che avviene in quella settimana, perché noi dobbiamo livellare tutto in una sorta di minimo comune denominatore neutro, privo di emozione, privo di nervo, privo di sangue, privo di soggettività, che è l'esatto contrario dell'educazione. Parto proprio da questa riflessione. Vedete, io lo scrivo, ho cercato di scrivere in quel libricino. Educare deriva dal latino educere, che vuol dire portare fuori. Portare fuori che cosa, da chi e verso che cosa. Allora, tutti voi siete in qualche titolo in qualche modo educatori. L'educatore è qualcuno che educa, nel senso che da una parte maieuticamente, un po' come Socrate, tira fuori da dentro quel tanto di verità che già ci può essere in ogni ragazzo, glielo mette di fronte e glielo rivela, glielo disvela. E questo è un processo educativo che ha a che vedere con l'educazione all'introspezione, alla conoscenza di sé, a quel gnosis auton che già i greci scrivevano sui frontali dei loro templi e che era un po' anche la chiave della cultura della tragedia greca. Ma si riduce solo questo, l'educazione, solo ad una sorta di psicoterapia introspettiva in cui educare vuol dire insegnare a tutti a guardarsi meglio dentro? È una visione accettabile, no? Perché non basta guardarsi in un ombelico o pensare di sollevarsi da terra tirandosi per le bretelle o per le stringhe o di volare tenendosi per il codino come il barone di Munchausen. Perché l'educazione ha bisogno di un orizzonte che non sia tutto narcisisticamente traguardato esclusivamente alla contemplazione e conoscenza di sé, perché se no basterebbe che insegnassimo a questi ragazzi la loro autenticità. Dimmi, bambino, che cosa vuoi, io lo farò per te. Dimmi che cosa c'è dentro di te, io ti insegnerò ad andare d'accordo con te stesso, ad accettarti. Riveli certe pulsioni, certe dinamiche, devo insegnarti ad accettarle. Senti una certa rabbia in te, devi imparare a convivere con questa rabbia. Senti un certo fastidio per la vita, un certo rifiuto per le cose, noi ti accogliamo nonostante questo e ti insegniamo a coabitare con questo tuo disagio. Sono cose sbagliate? No, non sono cose sbagliate. Sono cose sufficienti? No, non sono cose sufficienti. Perché? Perché l'educazione possa essere davvero quello che diceva un grande profeta dell'educazione, si chiamava Don Giussani, che forse qualcuno di voi conosce, e diceva che l'educazione è contemporaneamente un evento e una sfida. È un evento perché rappresenta un accadimento che va al di là di ogni teoresi. Che cos'è un evento? È un evento che incurva e cambia anche una certa pianificazione razionale più o meno onnipotente che noi pensavamo di avere nella nostra vita, nei nostri piccoli calcoli. Signore, dove metterò tutto questo grano che ho raccolto? Dovrò costruire di nuovi silos, no? Stolto, non sa che quella notte stessa la vita gli sarà tolta. Quindi gli eventi sono cose che irrompono nella nostra vita e la incurvano, al di là dei piccoli calcoli che non erano pronti a lasciarsi sorprendere, interpellare dalla potenza intrinseca degli eventi. E poi è una sfida, perché è un incontro che inizia, di cui noi conosciamo l'inizio ma di cui non possiamo conoscere l'esito. E tutto il cammino educativo è basato su questa dimensione dinamica. Quindi questa dinamica educativa fa sì che l'educatore, io l'ho anche scritto, un po' se volete forzatamente, forzosamente, perché l'espressione è un po' forte, che un educatore è un profeta, e se un educatore non è un profeta non è neanche un educatore, perché chi è il profeta? È uno che conosce il futuro come se fosse un veggente? No, il profeta è colui che, come dice l'etimo stesso della parola, profano, ma parla a nome di un altro, e quell'altro nome di cui parla, spesso malgrado se stesso, spesso con fatica, come Geremia, come Isaia, come lo stesso Mosè, è Dio stesso.
Quindi l'educatore deve essere per forza un profeta cristiano? No, l'educatore deve essere qualcuno che ha la consapevolezza di dover prendere un popolo schiavo in una terra di caos e di confusione e di portarlo verso una terra promessa che neppure lui compiutamente conosce, e soprattutto percorrendo una strada che non conosce, come dice San Giovanni della Croce. Quindi una grande sfida, la sfida educativa, perché vuol dire prendere il popolo schiavo del faraone, portarlo attraverso il deserto della crescita verso una terra promessa che neppure io so bene dov'è, e soprattutto non lo so con precisione per quella persona, per quel ragazzo, per quel figlio, per quel paziente, e incamminarmi con lui in certi passi un po' davanti a lui, in certi passi un po' dietro di lui, ma soprattutto sempre di fianco a lui, accompagnandolo nel cammino verso un orizzonte di senso che ci coinvolge entrambi. Quindi se l'educazione diventa questo, l'educazione è qualcosa che non ha a che vedere soltanto con la solidarietà, non ha a che vedere soltanto con la carità, non ha a che vedere soltanto con l'amore, non ha a che vedere soltanto con l'empatia, non ha a che vedere soltanto con l'identificazione nell'altro, ma ha a che vedere con la fede. Fede come alleanza, fede come patto. Allora vengo alla cristoterapia. Che differenza c'è oggi? Mi permetto di fare queste osservazioni. Tra la psichiatria, la psicoterapia, la psicopedagogia che si fa dalle suore della misericordia di Santa Giuliana al Fate Bene Fratelli della congregazione dei figli di San Giovanni di Dio, all'istituto di San Camillo dell'Ellis, nelle comunità di Agape, nelle comunità incontro, in quelle di tutti i don della varia solidarietà, Don Calabria, i suoi figli, Don Mazzi, e il resto del mondo della psicoterapia e delle comunità. C'è una differenza radicale o no? Si vede il segno della differenza o non si vede? Questa è la prima domanda. La seconda domanda: tolta questa piccola enclave che dovrebbero essere delle istituzioni, e questo potrebbe valere anche per la scuola, sia chiaro, quello che sto dicendo vale anche per la cosiddetta scuola cattolica, che è una scuola nella quale si propone non una fede ma un modello educativo, lo sapete bene. Quindi non è necessario essere cattolici per andare in una scuola cattolica. Bisognerebbe però che gli insegnanti, almeno formalmente, lo fossero. Queste sono le vecchie antiche convenzioni che riguardano la scuola cattolica. Però quello che sto dicendo, c'è qualcosa di radicalmente, di rivoluzionalmente diverso sul piano educativo che distingue queste realtà? Questo ve lo lascio come una domanda. Ma c'è un'altra domanda molto più radicale. C'è una capacità di proporre un umanesimo orientato a questa dimensione del cristianesimo come perfezionamento dell'umano che illumini i 4 milioni di persone che oggi in Italia, nel più ampio, diffuso, pervasivo, onnicomprensivo sistema di welfare, accolgono le fatiche, i dolori, le necessità, i bisogni delle persone? Cioè, voglio dire che tra medici, psicologi, infermieri, OSO, TARDES, assistenti sociali, badanti, insegnanti d'appoggio, insegnanti non d'appoggio, assistenti sociali, educatori, c'è un universo, come dire, retribuito dalla fiscalità generale che accoglie i dolori dell'uomo, certo che o le fatiche o la crescita, che è comunque un dolore, no? Perché c'è un lavoro, lavoro deriva dal lavoro, che vuol dire faticare, travaglio, vuol dire anche travaglio, quindi anche il parto, l'umanità geme nelle doglie, l'universo intero geme nelle doglie del parto, come ci ricorda San Paolo ai Romani, quindi anche la crescita è faticosa, crescere è faticoso, diventare adulti è faticoso, persino nascere è faticoso. Un grande psicanalista, un po' eterodosso, allievo di Freud, Otto Rank, parlava del trauma della nascita, nascere è faticoso, essere gettati nel mondo, no? E quindi improvvisamente uscire dall'utero caldo e avvolgente di questo brodo oceanico primordiale in cui il nostro sé corporeo si sviluppa, di essere scaraventati in un universo pieno di suoni, di rumori, di bisogni, di fame, di sete, eccetera, eccetera. Quindi crescere. Quindi tutto questo mondo del welfare accoglie questi bisogni. Tutti, dei malati, dei bambini, degli adolescenti, dei vecchi, dei carcerati. Questo enorme welfare è illuminato da un orizzonte di senso in cui la buona notizia evangelica è molto presente in questo momento o no? Bene, la mia risposta tende ad essere un ni ad entrambe le domande. Cioè vedo una scarsa, come dire, forza
di presenza e di testimonianza in entrambe queste dimensioni. Perché mi sembra che le istituzioni educative, sanitarie, assistenziali, gestite da realtà ispirate alla buona notizia evangelica, guidate dalla Chiesa, si differenzino spesso non moltissimo dalle altre, e che comunque rispetto alle altre, che non sono come dire, sono invece istituzioni pubbliche, istituzioni statali, istituzioni che dal politicamente corretto alla neutralità del pubblico sono scarsamente illuminate dal segno profetico di quelle altre o delle presenze al loro interno. Gli insegnanti di religione sono veri profeti per i loro allievi, per i loro colleghi, per i loro consigli di classe. Voi mi direte, ma come facciamo con un'ora o due alla settimana? Ma sono davvero lievito nella massa? Sono davvero quel sale che se perde sapore buono solo per essere gettato via e calpestato dagli uomini? Sono segno di contraddizione? Sanno dire le parole che dividono insieme alle parole che uniscono? Voi sapete che ci sono parole che uniscono tutti, la parola solidarietà e la parola amore sono parole che uniscono solitamente, ci sono parole che dividono. Per esempio la parola vita è una parola che divide oggi, perché che cosa noi consideriamo vita che vada tutelata, preservata, difesa, assistita, accolta, non annientata, è cosa che immediatamente, se voi aprite una discussione, divide, perché per qualcuno quella vita va difesa ad ogni costo, per qualcun altro quella vita deve essere difesa solo se merita di essere vissuta, per qualcuno la vita è un valore sacro e assoluto, per qualcun altro no, ma il credente è colui che sa pronunciare sia parole che uniscono che parole che dividono, perché sa porsi come segno di contraddizione. E concludo questo inizio, che non vorrei, che potrebbe essere anche quasi la fine, perché non vorrei farla tanto lunga, però alcune cose ancora le voglio dire. Cristoterapia, allora, è forse pensare di utilizzare la preghiera, il Vangelo, la potenza dei segni, lo spirito dei sacramenti, la parola efficace di Dio come cura del male dell'uomo? In una certa chiave forse anche, ma il vero senso della cristoterapia oggi è quello di affrontare il tema dell'evangelizzazione di coloro che accolgono. Quindi la vera grande sfida dalla quale io credo si debba partire è quella di far riscoprire il senso della fede a coloro che per professione già fanno un'opera di carità. In un certo senso è ribaltata la logica, questa è la grande intuizione del Papa, è ribaltata la logica di un tempo passato in cui c'erano tante persone piene di fede che riuscivano a convincere a fare le opere di carità. Oggi è pieno di persone che sono pagate per fare opere di carità, compreso pulire il sedere agli ammalati, però lo fanno senza vedere in quell'ammalato, in quel malato terminale, in quello schizofrenico, in quel vecchio col morbo d'Alzheimer, in quel bambino autistico, in quel ragazzo che ha fatto il suo primo furto, in quella ragazza extracomunitaria che si prostituisce, non riescono a vedere in questi volti, perché nessuno gliel'ha spiegato, il volto di Cristo. E quindi lo fanno secondo dei massionari, lo fanno con degli imperativi etici, lo fanno con delle regole, che sono tutte parole scritte sulla sabbia. Perché pensare di ispirare il bene nel servizio dell'altro ad una carta etica, ad un imperativo morale, ad un codice normativo è veramente parole scritte sulla sabbia. Perché o queste cose si iscrivono in un incontro personale con l'unica cosa che davvero ci redime e ci cambia ed è l'incontro con Cristo, se no questa diventa necessariamente, perdonatemi, aria fritta. Possiamo fare commissioni etiche, comitati etici, normativi, codici, ma alla fine se nell'altro noi non vediamo il mistero ma vediamo soltanto il tema del nostro ben agire, del nostro buon lavoro, alla fine lo useremo non come un oggetto, lo percepiremo esclusivamente come un soggetto, sarà comunque un mezzo e non un fine, e in ogni caso il nostro comportamento non cambierà radicalmente e comunque non sarà perfetto. E guardate quello che vi sto dicendo non è una forma, come dire, di misticismo facile, al di là del fatto che una grande coscienza laica come Andrea Marot nell'Ottocento già scriveva che nel Novecento già scriveva che il ventunesimo secolo o sarebbe stato spirituale o non sarebbe neanche stato. E un grande teologo del Concilio come Rainer diceva che il cristiano del ventunesimo secolo o sarà un mistico o non sarà neanche un cristiano. E questo lo dico perché i grandi santi della carità, compreso Don Calabria, ma soprattutto compresi quelli che conosco un po' meglio, Don Bosco, San Giuseppe Cafasso, Lallamano, Muriato, Giuseppe Cottolengo, non erano dei sociologi, non erano degli educatori, come dire,
in una visione illuminista, enciclopedista, filantropica del bene dell'uomo, ma erano dei grandi mistici, perché facevano quello che facevano, perché lo facevano in un dialogo serrato e profetico con Dio, come Mosè di fronte al rovetto ardente. E quindi questi santi della carità, questi cosiddetti santi sociali, sono innanzitutto dei grandi mistici, e questo per coloro che sono credenti è un'esperienza fortemente educativa e anche di orientamento pastorale. Allora, come si fa a portare a questo orizzonte di fede e di mistero coloro che già in teoria fanno discretamente quello che dovrebbero fare, perché lo fanno, come dire, ben guidati da alcuni principi razionali e di ben agire filantropico? Lo fanno, come dire, quando si scopre che questo ben agire non è sufficiente al di là dell'ordinaria amministrazione. Il tema di cui parliamo oggi, di cui parlerete oggi, cioè quello dei ragazzi a rischio, il grande rischio di crisi, uno di quei temi in cui una buona psicoterapia, un buon psichiatra, un buon psicanalista, una buona assistente sociale, una buona professoressa non serve quasi a un tubo. Mi dispiace di dirlo. Io non mi occupo d'altro che negli ultimi 32 anni di ragazzi di questo tipo, e sono ragazzi speciali, e se non fossero speciali non sarebbero arrivati alla catastrofe esistenziale a cui spesso giungono. Vengono da cammini straordinari e possono uscire dalla loro condizione straordinariamente disgraziata soltanto con un cammino altrettanto straordinario. Era quello che Don Bosco aveva intuito nelle vie della Torino dell'Ottocento, quando raccattava ragazzi che facevano i primi furti, i primi scippi, i primi atti di teppismo, e ai quali lui andava inizialmente facendo il prestigiatore, perché era l'unico modo per attirare la loro attenzione. E poi non offriva loro un percorso ordinario, ma offriva loro un percorso straordinario, perché ogni essere umano vuole innanzitutto cogliere la propria assoluta eccezionalità, la propria assoluta unicità, che è quella che ci rende, come ci ricorda il Salmo, preziosi agli occhi di Dio, che ci tiene sul palmo della sua mano da prima del nostro concepimento. Ricordate il salmista, no? Bene, questa specificità di ogni essere umano, se possibile, per qualche essere umano particolarmente difficile, particolarmente disgraziato, particolarmente deviante, particolarmente confuso, particolarmente scandaloso, particolarmente insopportabile, particolarmente intrattabile, e di più era. Quindi ci sono ragazzi che non, se noi andiamo a cercare l'indice di guarigione, vedendo se potranno fare l'impiegato delle poste con una borsa lavoro, guadagnando 800 euro al mese e vivendo da soli in un appartamento di una stanza con servizi nella periferia di Verona, state pur certi che non ci riusciranno. Cioè, se cercheremo l'esito della loro guarigione in questa reduzio alla mediana della curva gaussiana statistica della presunta normalità psicosociale, non ci arriveremo. E le società tradizionali hanno sempre saputo offrire delle vie di fuga a queste personalità. Poi sul tema della personalità possiamo dire un'altra cosa, ma ci sono ragazzi che io ho avuto nelle mie comunità, che ho avuto ancora prima nelle comunità che ho conosciuto prima, poi il mondo della devianza giovanile ha cambiato aspetto negli ultimi 30 anni. Io ho conosciuto le comunità di Muccio, io ho avuto i Gelmini della comunità Incontro 30 anni fa, quando ancora c'erano i tossicodipendenti. Adesso non è che i tossicodipendenti non ci sono più, non ci sono più quei tossicodipendenti, c'è quello che viene spalmato come se fosse una diagnosi prêt-à-porter dai miei colleghi psichiatri, psicologi, su una quantità di ragazzi come diagnosi di disturbo di personalità, in particolare alcune diagnosi di disturbo di personalità tratte dal DSM-4, che è la Bibbia nosografica degli psichiatri planetari, e che viene, come dire, bollato come disturbo borderline di personalità, disturbo schizotipico di personalità, disturbo antisociale di personalità, disturbo dipendente di personalità. Poi prendiamo 4 o 5 criteri di inclusione, vediamo se ci sono, facciamo il nostro parametro, poi se ci sono anche nei DGR regionali, vediamo se l'ambulatorio per i disturbi di personalità adolescenziale può essere convenzionato, e pensiamo con questo di aver risolto il problema. L'abbiamo risolto? Assolutamente no. Con questo non dico che tutte queste cose non debbano essere fatte, ma dobbiamo porci alcune domande che radicano questa valutazione psicologica, sociale, clinica all'interno di una storia umana. Per esempio, per fare uno di 1000 esempi che si potrebbero fare,
Questi ragazzi di 14-15 anni che noi vogliamo di disturbo borderline di personalità, perché dopo si sono fatte le prime canne, hanno calato le pastiglie e poi hanno fatto qualche stupidaggine sabato sera bevendo e poi sportando, facendo un incidente con la motocicletta, facendo un abuso sessuale su una coetanea o viceversa, o essendosi trovati minori a prostituire in una stazione facendo i prostituti gay. Parlo di quelli che ricevo quotidianamente nelle mie comunità. Da che tipo di situazione, di storia personale vengo? Se noi andiamo a prendere i manuali sacri della psicologia psicodinamica, vedremo che nel disturbo borderline di personalità loro vanno alla ricerca di esperienze così forti, così distruttive, ma così emozionanti, perché hanno un disturbo del sistema di gratificazione che dipende dal non avere potuto sperimentare nella loro esistenza dei legami di attaccamento a base sicura. Ma che tipo di legame di attaccamento a base sicura avrebbero potuto conoscere delle ragazzine che dovevano competere con una mamma più ragazzina di loro che discuteva con loro se la sottana era sufficientemente corta, sufficientemente lunga, e che confidava le sue inquietudini sentimentali alla figlia, o a padri assenti, o a situazioni in cui i legami di attaccamento a base sicura non hanno fatto parte mai dell'esperienza di quel ragazzo? Basterà riempire di Zyprexa per aver risolto il problema? Basterà avere in qualche modo ottuso i loro circuiti della dopamina e del piacere per avergli tolto il desiderio di vivere e averli in qualche modo normalizzati? Oppure li dovremmo rinchiudere per sempre in delle comunità educative dove l'assenza di regole venga vicariata dall'interiorizzazione superficiale di regole totalmente eteronomiche ma assunte a colpi di condizionamento, stimolo, risposta? Oppure ci sono altre strade? Allora, io credo che la terza parola che ho messo nel titolo di quell'imbecille, educazione, profezia, mistero, sia la parola fondamentale. Ogni essere umano è un inesauribile mistero. E la stessa idea che questo mistero possa essere ricondotto ad una classificazione, ad una norma, ad una curva, ad un istogramma, è forse già in sé una piccola bestemmia per coloro che credono che l'uomo sia fatto a immagine e somiglianza di Dio, e quindi non facilmente riconducibile a dei diagrammi oggettivati. Dico questo perché mentre venivo qui scorrevo una rivista di neuroscienze dove è uscito qualche mese fa un bellissimo articolo di uno psichiatra, di un neuroscienziato americano che si chiama Eddie Naemias, intitolato "Is Neuroscience the Death of the Free Will?" Le neuroscienze sono la morte del libero arbitrio? Domanda non piccola, no? C'è un grande studioso che tra l'altro fa il neuroscienziato in una grande istituzione, tra virgolette, ispirata al cattolicesimo, che è San Raffaele di Milano, del compianto Don Berzè, che si chiama Bonicinelli, che è un seguace di questo personaggio ed è uno che teorizza per iscritto anche nell'università Vita e Salute, che dovrebbe essere ispirata in qualche modo ad orientamenti cristiani, che sono soltanto i circuiti neuronali che determinano i nostri comportamenti, e quindi in buona sostanza il libero arbitrio non esiste. E questo ragionamento è un ragionamento fortemente sostenuto anche da valutazioni di tipo sperimentale. C'è un famoso esperimento di Libet che viene sempre citato da Boncinelli, ma anche di questo Naemias, dove si dimostra che quando noi facciamo un comportamento anche complesso, per esempio suonare uno strumento, per esempio fare alcune attività di performance che vanno anche al di là dello stimolo-risposta, che potrebbe essere legato ad un circuito neuronale a raggio stretto, come potrebbe essere quello di un riflesso patellare o di un riflesso difensivo. Se io faccio così, uno chiude gli occhi, al di là di fatto averci pensato, ma anche in comportamenti più complessi, secondo questi studi, c'è un sistema di detettamento che si fa con la risonanza magnetica dinamica del cervello, in cui si vede che i neuroni agiscono prima della consapevolezza autocosciente che l'individuo soggettivamente ne ha. Quindi in realtà quella che noi chiamiamo coscienza o libero arbitrio sarebbe soltanto il tentativo della nostra autocoscienza di sistematizzare qualche cosa che è già avvenuto, che il nostro inconscio ha già deciso per noi. Allora, se così, è meglio, ragazzi, che sciogliamo la riunione e andiamo tutti a casa. Perché se il libero arbitrio non c'è e se gli uomini sono governati esclusivamente dal genoma, da una biologia eterodiretta e da riflessi precondizionati, sepolti in una dimensione dove l'autocoscienza del libero arbitrio
che fa l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio non esiste, allora tutta la nostra ipotesi culturale, spirituale, esistenziale, educativa è assolutamente fallimentare. Ma io credo, e per fortuna non solo io, che anche sul piano ontologico e filosofico le cose non stiano così. E ci sarebbero tanti discorsi che dovremmo fare in questo caso. Questo credo che esulerebbe anche dal significato della riunione di oggi, ma un paio di battute mi sentirei di farla. Già persino Eccles e Popper nelle loro trattazioni negli anni Ottanta avevano per esempio postulato come le cose che Boccinelli o Inainias dicono sono vere soltanto per un'approssimazione strumentale che riguarda sistemi macroscopici, mentre invece per esempio a livello del neurone ci sono dei salti quantici che impediscono di esercitare una predittività assoluta anche sulla trasmissibilità degli eventi. Quindi per fortuna l'uomo non è una macchina, non è una macchina, non è mai stata e non sarà mai una macchina. E non ci sarà mai un modo per far sì che si possa dire in modo definitivo che la coscienza è soltanto un fenomeno super emergente, epifenomenico, no? Come dicono degli autori come Bennett o come Ostender, e che c'è invece un legame interazionistico e misterioso tra una cosa che noi potremmo chiamare l'unità della persona di corpo, mente e anima, come la chiamava Agostino, o di corpo, anima e spirito, come la chiamava Paolo, ma che questa unità della persona non potrà mai essere ricondotta ad un fantasma della macchina come quello del test di Turing, per esempio. Infatti, perché tutti i tentativi di fare un cervello artificiale che funzioni come una mente umana si sono arenati fino ad ora? Per un limite tecnico, per un limite tecnologico o per un limite epistemologico? Per una ragione semplicissima, che anche nella nostra mente le emozioni soggettive del sé nascono prima persino delle, non solo delle performance delle condizioni, ma persino dell'autocoscienza dei fenomeni emozionali. Quindi è come se ci fosse una realtà di un sé sorgiva e originaria, da cui la nostra identità scaturisce in modo continuamente misterioso e continuamente inesauribile. Questo tema del libero arbitrio, guardate, è un tema che per gli educatori dovrebbe essere un tema di meditazione quotidiana. Vi voglio citare un'opera che molti di voi certamente conosceranno, che è Il paradiso perduto di Milton, ricorderete, no? Questo straordinario poema del barocco inglese, quando sull'onda di una riflessione nell'Inghilterra puritana di Cromwell, questo grande poeta che era Milton, si interroga sulla natura dell'uomo e sulla sua capacità di discernere il bene dal male. E scrive questo poema, che è un poema anche ambiguo dal punto di vista teologico, tanto che in questo poema Satana viene descritto un po' come lo Iago nella storia di Otello, no? E Desdemona di Shakespeare nella Venezia di quel tempo, ed è un demone Iago che tenta Eva prima sfruttando la debolezza del suo amore per la bellezza, e poi un Adamo un po' sull'ominico che si unisce al peccato di Eva soprattutto per una forma di tenerezza e di solidarietà. Ecco, ma al di là delle lucubrazioni di Milton sul diavolo come sfida ad un Yahweh veterotestamentario piuttosto inquietante, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano, ci porterebbe nel pandemonio, parola proprio inventata da Milton, e le sue frustrazioni nei confronti della declinazione puritana del cristianesimo, certamente la conclusione del poema è una conclusione piena di speranza, perché ci dice che alla fine anche per quegli uomini caduti, anche per Adamo e per Eva, che hanno vissuto la conquista del libero arbitrio come una dannazione, perché avendo mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male non potranno mai più fingere di non avere la libertà, ma che alla fine questa libertà potrà essere redenta soltanto dalla loro identificazione proiettiva in un Dio che si fa uomo, Cristo, vero Dio e vero uomo, attraverso il quale l'uomo riscopre la sua vocazione alla teosis, cioè al farsi, come dire, Dio, a essere richiamato alla sua originaria vocazione divina, di essere fatto immagine e somiglianza di Dio, e come espressione famosa del padre della Chiesa d'Oriente, Sant'Atanasio, ricordarci che l'uomo è chiamato ad una vocazione divina, ricordatevi che siete dei, quindi l'uomo non è una bestia, non è una macchina, non è un animale, non è un computer, non è un relè di domande e risposte, ma è qualcosa che è vocato e chiamato alla dimensione del divino. Mi avvio veramente a concludere.
questa vocazione alla dimensione del divino, io credo che sia qualcosa di chiunque fa educazione, ma chiunque fa terapia non può prescindere. Io vi assicuro che i ragazzi più fragili, quelli che sembrano condannati al carcere, alla comunità, all'ospedale, al repartino, o hanno dei danni neurobiologici gravissimi, perché hanno delle forme di psicosi rispetto alle quali anche si potrebbero dire molte cose, partendo anche dalle malattie, diciamo così, totemiche della psichiatria, come la schizofrenia, che io stesso, pur senza essere stato basagliano, ma anzi venendo da una formazione prevalentemente biologica, farmacologica e neuroscientifica, perché ho mosso i miei primi passi come psichiatra a Parigi nei primi anni 80 con Henri Laboury, che è stato il fondatore della psicofarmacologia, l'inventore della clorpromazina, il primo farmaco, e quindi non sono sospetto di atteggiamenti negazionistici antipsichiatrici, ma vi dico che il decorso anche di una patologia con forti implicazioni neurobiologiche come la psicosi schizofrenica cambia da così a così a seconda del contesto relazionale, emozionale e affettivo che si determina intorno al portatore di quella patologia. Con questo non si indica che l'amore possa trasformare lo psicotico acuto e lo psicotico cronico in una persona con un normale funzionamento sociale, ma posso dirvi, perché l'ho toccato con mano centinaia di volte nella mia vita clinica, che il cambiamento del contesto relazionale esercita un'influenza paroclastica, la chiamerebbero gli psichiatri, determinante, e che se qualche goccia di un antidopaminergico come un antipsicotico della prima generazione può cambiare il funzionamento delle voci rassicuratorie, vi assicuro che anche un piatto di brodo caldo intorno ad una tavola familiare esercita lo stesso influenza sulla dopamina, ve lo assicuro. Non solo perché nello stomaco si liberano dei peptoni che agitano il cervello, ma perché nel cuore dell'uomo accadono delle cose che nessun determinismo biologico e neanche nessun determinismo sociologico e neanche nessun determinismo psicanalitico può dare assurdo. Il mistero irrompe continuamente in ciò che noi chiamiamo psiche e nelle sue manifestazioni. Ed è per questo che questo orizzonte di senso, anche teologico, anche spirituale, ha qualche cosa a che vedere con la cristoterapia. Non perché noi dobbiamo necessariamente curare con la preghiera, ma perché dobbiamo pregare e spingere a conoscere questo mistero coloro che curano. Questa è la cristoterapia. Oserei dire che è la conversione di coloro che curano. Perché spesso il mistero dell'incontro con Cristo per coloro che curano è labilissimo. Anzi, succede addirittura il contrario, persino nelle mie comunità. Che quelli che magari erano arrivati più ferventi nella fede, una volta che sono immersi nello stress del lavoro, dicono: ma come facciamo ad avere tempo di pregare, come facciamo ad avere tempo di pensare a queste cose se dobbiamo servire i poveri, gli ultimi, gli ammalati? Allora nasce questa strana dicotomia, opere e fede, per preghiera e contemplazione e azione, che è la schizofrenia del nostro, di questo nostro mondo. Per cui chi lavora prega, vediamo Cristo nel volto dei poveri, allora cosa serve? Invece guardate che se non c'è questo afflato, questo slancio, questo fuoco spirituale che anima chi cura, alla fine la percezione che questi ragazzi hanno di persone banali, inutili, qualsiasi, non fa incendiare le stoppie. Se non si incendiano le stocche della passione intorno a noi, non è solo perché sono bagnati, ma perché il cuore, il nostro cuore, l'intelligenza del nostro cuore non arde ad una temperatura sufficiente a determinare un coinvolgimento, una passione, un'identità. L'ultimo pensiero ve lo lascio sul tema del tempo. Il tempo è la condizione fondamentale della coscienza, lo diceva bene Agostino, lo tempo, tensio, animi. Se qualcuno mi chiede cos'è il tempo, io non so che cos'è, però se lo vivo so di vivere il tempo, e anche passato, presente e futuro forse sono, come ci spiegherebbero bene i teologi dell'escatologia, un'estrema illusione e radicamento della nostra coscienza umana, ma in realtà c'è nel nostro cuore una vocazione all'eternità, che è una fuoriuscita della dimensione dello spazio. E questa vocazione all'eternità, credete, ce l'hanno tutti, anche quelli che fanno le rapine in strada. Anzi, molto spesso cominciano a fare le rapine in strada perché sono mossi da una tensione verso un assoluto di cui non capiscono i contorni, e questa tensione all'assoluto assume poi in tutte le cose della vita, se non è guidata da un'educazione adeguata, quello che fa l'acqua di un fiume. Pensate ad un'energia come l'eros, come il sesso: se non è irreggimentata dentro degli argini diventa un torrente che spazza via ogni cosa, oppure una palude nefitica in cui può venire soltanto il plasmodio falciparum della malaria. Invece, se è guidata, diventa un'energia che può fare girare non soltanto l'eros, ma anche la carne, come il Papa Benedetto nella
la specifica neuroscarica ci ha spiegato. Bene, e questo vale per tutte le cose dell'educazione. Allora, questo tempo è il tempo in cui noi siamo immersi. E questo tempo, purtroppo, nella nostra epoca, nella nostra realtà, è diventato spesso un tempo in qualche misura banalizzato, reificato. Ecco, io vorrei che, almeno di questo nostro incontro di questa mattina, rimanesse un'idea, che è un'idea semplice, semplicissima, protocristiana vorrei dire, ma rivoluzionaria. E ha a che vedere con il funzionamento del tempo. Tra le tante cose che noi oggi potremmo fare, tra le mille cose di cui abbiamo parlato, che riguardano l'educazione, il libero arbitrio, il rapporto tra scienza e fede, il rapporto tra vita, opere e coinvolgimenti profondi di coloro che incontriamo nel mistero del nostro cammino, perché è chiaro che di fronte a queste obiezioni sul meccanicismo dell'umano, tra noi cristiani è vero che la verità dell'uomo non si costruisce in un'obiettività oggettiva, ma all'interno di una relazione. Persino il Dio dei cristiani è relazione, è un Dio trinità, infatti. È un Dio in cui le persone nella pericoresi vivono l'una nell'altra e l'una dell'altra, quindi è un Dio relazione. Se il Dio di cristiano è un Dio relazione, la nostra vita non è un fatto ma è una relazione, e la nostra dimensione esistenziale non è quella di un uno, di una monade, di un atomo isolato, ma di un incontro. E il mistero è sempre l'incontro, all'incontro non ci possiamo sottrarre, e questo oggi per me è un incontro che viene dopo altri incontri, prima di altri incontri, come tutti gli incontri è unico, è insostituibile, è prezioso. Bene, se la nostra vita è un incontro che avviene nel tempo, guardate che noi oggi abbiamo una grande sfida. Vi ricordate tutti chi erano i martiri di Abilene? Le suore lo sanno di sicuro, i preti anche, qualche cattolichino particolarmente fervente, probabilmente anche. Se non se lo ricordo, Abilene è una piccola città africana, dove al tempo della costruzione di Diocleziano un gruppo di martiri venne martirizzato perché avevano proclamato con forza un pensiero che oggi noi dovremmo fare nostro come una bandiera di nuovo. E questo pensiero era: senza la domenica non possiamo vivere. Senza la domenica non possiamo vivere. Perché in questo impero multiculturale, multietnico, multireligioso, cinico, ma molto tollerante come era l'impero romano, cioè, quando prima dell'ultima istituzione del Tempio di Gerusalemme di Erode, i romani propongono al Sinedrio questo scambio: voi mettete una statua di Caligola all'interno del Tempio di Gerusalemme, in cambio voi potrete mettere nel Pantheon di Roma, nel Tempio di Roma, l'immagine del vostro Yahweh. Evidentemente erano multiculturali, ma non avevano una grande conoscenza antropologica, se no avrebbero capito che per gli ebrei l'idea di un Dio che possa diventare, come dire, una teologia di una statua di forma antropomorfa è la bestemmia delle bestemmie, no? Di fronte all'invincibile, all'insofferente, a colui di cui non si può neanche pronunciare il nome, altro che fare un'effigie blasfema. Quindi non poteva funzionare, e infatti il tempio venne raso al suolo e ci fu la diaspora, e anche grazie alla diaspora i semi del cristianesimo poterono spargersi tutto il bacino del Mediterraneo. Vedete come la provvidenza scrive il diritto anche sulle righe storiche. Allora, in questa dimensione della festività, in questa dimensione del tempo, noi viviamo davvero una realtà in cui tutto ciò che è automatismo, tutto ciò che è banalizzazione, tutto ciò che è ripetitività, deve essere riempito invece dalla nostra creatività generativa. Perché oggi i giovani non vanno a messa? Perché oggi la domenica è diventata un giorno tanto banale, addirittura che ormai questi ragazzi di cui stiamo parlando la trascorrono nei centri commerciali, aggirandosi spiritati tra oggetti idolatrici che non potranno neanche comprare, tra l'altro, ma che guardano come se fossero dei piccoli lucini o in un paese dei balocchi. Non mi ponete la domanda che questo non abbia per caso tra le sue cause anche una certa banalità della proposta che i cosiddetti cristiani, compresi coloro che dovrebbero essere più impegnati perché sono consacrati, ordinati o impegnati in movimenti, in parrocchie, non sanno fare a questo mondo a cui parlano. E se questo mondo non risponde a loro, non risponde forse soltanto dalla sordità di chi ascolta, ma anche dalla labilità e dall'audacismo di chi parla. Non vi è mai dovuto più sospetto. No? Non pensate che una delle buone ragioni per cui non andare a messa la domenica è che la stessa parola messa è un termine quasi offensivo, che in fondo deriva dal latino mittere, che vuol dire la frase che dice il diacono alla fine: id missa est, abbiamo finito ognuno a casa con le sue pastarelle,
a mangiare il bollito a casa della suocera con cugnato prima di vedere la partita. E quella che era, sarebbe la celebrazione dei sacri misteri della liturgia, che rinnovano il mistero della cena insieme a quella della croce, diventa una pratica burocratica da assolvere, arrivando a dire che hai già preso la messa, come se fosse andare a prendere quel ticket che si prendono quando si va in gastronomia per avere, per comprare quel duetto di prosciutto. Avete già preso la messa, avete già espletato la funzione, siete già stati dal medico della mutua. Non ebbe forse venuto meno quello stupore e quella gioia e quella condivisione che i cristiani del tempo, come dire, dei primi tre secoli della storia cristiana dovevano provare quando celebravano prima l'Eucaristia nelle case, nelle famiglie e poi nelle parrocchie, che vuol dire paraoikos, quando la Chiesa va verso le case, ma senza per questo diminuire la gioia, lo stupore e il coinvolgimento. Ma bisogna per forza essere nelle catacombe per vivere le cose con entusiasmo, o si potrà inventare qualcosa di diverso? Io, guardate bene, non credo che sia anche più una cosa di cerebralità della pastorale. Non credo che sia questione di mettere due chitarre in più, due cetri in meno, due organi in più, due canti in più. Però vi dico che il momento liturgico della domenica mi sembra strano. Questo qui, come qui per parlare di psicologia, voglio fare una predica sulla liturgia. Ma io vi dico che la liturgia è cura. E l'atto liturgico è un atto terapeutico per eccellenza. Non avete mai sperimentato un momento di grande sconforto, anche voi più convertiti, più adulti, più cristiani adulti, come qualcuno diceva, anche se in verità per essere cristiani bisogna farsi un po' bambini più che adulti, no? È vero che San Paolo diceva prima ero bambino, adesso parlo da adulto, però ricordarci non c'è anche che il nostro Signore si torna, se non ci facciamo piccoli come bambini, non interrompere più nel cielo. Non mi è mai capitato di entrare durante in una assemblea liturgica col cuore gonfio di angoscia, di dubbi, di problemi e di uscire rasserenati perché avevate incontrato un mistero che andava al di là delle vostre aspettative. E il modo con cui quella liturgia veniva celebrata, non solo nelle sue forme, ma nell'intimità, nel cuore di quelli che l'abitavano, nell'assemblea liturgica, nella presidenza del celebrante che riusciva davvero a essere un alter Christus per coloro che lo ascoltavano, non ha avuto a che fare con l'atto di guarigione, di terapia che quella dimensione creava. Ecco, io non so se facendo delle scuole della misericordia, pensando al loro centro di ascolto e di terapia dei ragazzi e adolescenti, avessero pensato che la liturgia è un momento essenziale di questa cura. Non so cosa ne penseranno i miei colleghi psichiatri, ma per quello che so io, per quello che ho capito io, uno dei pochi momenti veramente terapeutici per i ragazzi della nostra comunità è la liturgia domenicale. Molto più di quattro chiacchiere con me, molto più di qualche siringata di depot, molto più di qualche chiacchiera con delle psicologhe bravine, ma come tutti i terapeuti che hanno meno di mezzo secolo di esperienza e ancora neanche io raggiunti, molto fragili nella loro capacità. E quello invece è un momento dove si trovano di fronte a un mistero straordinario, che poi li tocca, quindi viene seguito da una festa, perché le feste non devono esaurirsi in fretta. Noi abbiamo sviluppato anche rispetto alla festa, anche la domenica, un'idea strana, no? Pensate come sono malinconiche queste feste che si fanno nei fast food. Bambini, festa del compleanno di Carolina dalle 15 alle 17. Allora, prima ora dalle 15 alle 16 ci sono i clown e gli animatori. Poi, fermi tutti, adesso finiscono i clown che deve arrivare la torta, arriva la torta con i pupazzi. Poi sono le 16:45, via, bisogna smantellare tutto perché poi dalle 17 alle 19 c'è un altro compleanno. Anche il nostro tempo, è diventato un tempo fatto a casa, la festa deve finire per esaudimento, come erano le feste raccontate nell'Antico Testamento, come erano le danze degli ebrei, come erano le cene. Uno deve uscire dalla festa per sfinimento, non perché è finito il tempo preordinato. Noi cerchiamo di fare questo. C'è una messa, c'è una festa per i ragazzi, questa festa deve finire quando tutti sono stanchi. Non perché sia suonata la campanella, cioè ci vuole una generosità del cuore, anche la nostra vita, il nostro ritmo, il nostro tempo non è più abituato. In questa visione funzionalista, fordista, taylorista, la catena di montaggio dell'esistenza. E questo si è travasato nella psicologia, nella psichiatria, nella scuola, nella vita religiosa, nella vita sacramentale, in tutto si è calato. Sarà perché il nostro è un tempo post-industriale, non c'è una città contadina. Io non voglio vagheggiare il tempo antico, anzi sono parole che guardano al futuro, se più che al passato. Però vi dico che la domanda che questi adolescenti pongono, non crediate di esaurirla con delle banalità. E quando loro passano la notte
sbattendosi per le strade, rischiando di ammazzarsi, facendosi, e molto spesso inseguono, credetemi, una domanda di sacro. La discoteca dove si cala l'estasi è una drammatica alternativa all'estasi, non so se ve ne siete accorti, è il tentativo di uscire fuori di sé, uscire fuori dalla tautologia del sé, entrare in una prospettiva transpersonale di un orizzonte che può essere riempito soltanto non da quattro parole buone, da quattro pacche sulle spalle, da una borsa lavoro di 250 euro per andare a guardare il verde pubblico, perché non andremo molto lontano, ma da una prospettiva in grado davvero di suscitare un vero entusiasmo, parola che deriva dal greco entheos, in Dio. Senza essere illuminati in Dio non si può essere entusiasti, ma si è soltanto dei banali ripetitori dell'ovvio. E questi ragazzi di tutto hanno bisogno tranne che di banali ripetitori dell'ovvio. Ho notato le telecamere, arrivare alla fine della predica. No, ho un'altra storia sotto io. Bene, ecco, io concludo chiedo innanzitutto perdono, perché ho parlato a braccio, un po' a vanvera, lasciando parlare il cuore, della ragione, ma vi ho detto le cose che avevo sullo stomaco, non ancora che sul cuore, perché non vedo altro che ottime iniziative animate dalle migliori intenzioni che si infrangono poi nella riproduzione di schemi già visti. E siccome avete fatto la carità di chiamarmi qui per discutere e proporre qualche idea, ho cercato di dire quelli che secondo me sono le cose che non siamo, quello che non vogliamo, diciamo. Non sappiamo ancora con precisione quello che siamo e quello che vogliamo, ma almeno dobbiamo sapere quello che non siamo e quello che non vogliamo, perché certamente verrà qualcuno molto più grande di noi, molto più importante di noi, molto più amorevole di noi, che se noi guarderemo a quella croce, a quel risorto, saprà riempire anche tutti i buchi delle nostre domande e delle nostre angosce. Vi ringrazio. Sì. Allora ringraziamo il dottor Meluzzi del suo intervento, credo che questa tematica centrata sul mistero possa essere certamente un orizzonte che ci trova concordi nel nostro compito educativo sia all'interno della scuola che sia negli altri ambiti in cui operiamo, perché forse è questo lo scadimento e con la banalità che appunto diventa mancanza di senso, mancanza di proposta nei confronti dei nostri giovani e crea tutte queste forme di disagio che abbiamo sentito. Ecco, adesso io direi, dato che siamo già un po' oltre il nostro orario, darei subito la parola al dottor Benzetto e all'equipe di Santa Giuliana per proporci il progetto ed eventualmente alla conclusione, ecco, lasciamo qualche momento per un eventuale intervento, dibattito nostro, ecco, concludendo così con alcune domande o questa interazione che può partire da noi nei confronti sia della relazione del dottor Meluzzi sia anche di quanto sentiremo. Ecco, prego, allora accogliamo, ecco, la responsabile, ecco, la dirigente della, scusate, qua ci sono i fili, della clinica Santa Giuliana, che ci presenta brevemente, ecco, la realtà della struttura che forse non tutti conosciamo, in cui si inserisce questo progetto che ci viene offerto appunto nell'aiuto per le situazioni di disagio che possiamo incontrare nella scuola. Io mi trovo così nell'imbarazzo di dire qualcosa, soprattutto dopo che ho sentito la relazione del tuo. Certamente credo che noi tentiamo, ce la mettiamo tutta, ma è solo un parlare il nostro. Mi piacerebbe dopo fare anche qualche domanda, proprio perché noi veramente sentiamo la difficoltà, perché la difficoltà è proprio nel quotidiano, ma non tanto nel quotidiano come, diciamo, come porsi, come relazionarsi, ma soprattutto è nel trasmettere agli operatori ciò che dovrebbe. Perché in effetti è lì il nostro forte impatto, ecco, avere tanti operatori che non la pensano come la pensiamo noi, perché
sono nati in questa società. Comunque, al di là di questo, e dopo casomai possiamo anche risentirci, noi siamo una realtà che è una realtà dell'Istituto Sorelle della Misericordia. Io credo che sappiamo, perché la Sorelle della Misericordia ha una storia molto molto lunga, ecco, in questa storia si pone anche una delle opere dell'Istituto, che è l'ospedale di Santa Giuliana. Effettivamente questo ospedale, come spirito, credo che sia nato proprio per dare dignità al mondo. Sapete che gli ospedali psichiatrici, anzi, i manicomi di una volta, l'uomo perdeva davvero tutta la sua dignità. Questo proprio diciamo che per opera della nostra madre generale, con la sua sensibilità, ha cercato di pensare, di istituire un ospedale per poter finalmente dare una dignità a quest'uomo che ha una sofferenza molto, molto forte, che magari era da nessuno conosciuta. Ecco, e quindi ha una sua storia in questo ospedale, no? Dove voleva rispondere soprattutto ai bisogni, naturalmente, mentali dell'uomo. Ha fatto grandi percorsi, grandi passi in avanti, perché effettivamente si è stato proprio sia dal punto di vista, diciamo, della ricerca, come pure dal punto di vista dei modelli, ha cercato di raggiungere l'uomo con un certo modello. Infatti noi ci distinguiamo da altre opere come la nostra proprio per un modello psicodinamico. Quindi questa è stata una secca bella, direi, perché proprio questa avvicina molto di più l'uomo rispetto a tutti i modelli farmacologici, eccetera. Però comporta un forte lavoro di relazione, di formazione, perché lo scopo proprio è quello di umanizzare l'ospedale, ma umanizzarsi prima, perché altrimenti non riusciamo a andare avanti. Naturalmente, vi rubo ancora un secondo per dire che una volta, anzi, fino a 10-15 anni fa, tutti gli adolescenti che avevano bisogno di una certa assistenza, di un certo percorso, naturalmente entravano nell'ospedale, ma in mezzo a tutti gli adulti. Adulti che una volta avevano un'età anche abbastanza avanzata. Per cui proprio l'Istituto Sorelle della Misericordia, mi ricordo che in un consiglio generale proprio hanno avuto una particolare attenzione verso questi giovani. È inutile, perché il giovane in mezzo agli adulti non può stare, nel senso che occorre un percorso molto diverso. C'è un modo di rapportarsi con i giovani che è diverso dal rapporto che si può avere con l'adulto. Per cui ecco che è nata l'area adolescenziale. Quindi l'area degli adolescenti, che noi abbiamo già da 12 anni in questa parte, è un'area che proprio ha la sua specificità, con i percorsi particolari, con persone naturalmente specialiste, della psicologi, tutto ciò che serve per l'operatore, con varie anche attività. E questo tutto ciò che è necessario per poter far crescere questi ragazzi. Nel corso del tempo, però, ancora, mi avete fatto qualche altro sogno, ed è questo per cui noi oggi siamo qui, perché ci siamo sempre detti che questi giovani non dovrebbero arrivare a Santa Giuliana in ospedale, perché quando arrivano hanno una loro patologia, e di conseguenza, per quanto noi facciamo, è sempre tanto difficile. Carità, stanno meglio, possono anche guarire, ma è molto difficile. E allora ci siamo detti proprio come istituto, perché non fare dei progetti che abbiano la prevenzione, cioè che raggiungano i ragazzi là dove sono, per poter arrivare prima che questi stiano davvero male. Ecco, e per questo c'è un progetto che adesso il dottor Pezzetto vi spiegherà, come abbiamo detto, insomma, i giovani dovrebbero essere proprio al centro della nostra attenzione, per semplice che saranno gli adulti di domani della nostra società. Per cui io posso dire semplicemente che mai come in questo tempo ci sono giovani ammalati, c'è una fascia di giovani che continua a diminuire, perché addirittura ci chiedono a ragazzi di 11 anni, per cui potete pensare quanto male c'è, no? Quanto stanno male in questo. Allora, se riusciamo attraverso questi nostri progetti che abbiamo a raggiungere prima
naturalmente formando genitori, insegnanti, catechisti, eccetera, in maniera di cogliere le avvisaglie prima ancora che abbiano i sintomi patologici. Ecco, io lascio la parola a Ringraziamo la signora che è appunto direttore generale dell'ospedale Santa Giuliana e sentiamo adesso il dottor Santi che è il direttore sanitario dell'ospedale insieme con il dottor Bezzetto che è il psicologo, psicoterapeuta responsabili del progetto, come abbiamo sentito, di assistenza e di aiuto agli adolescenti che precede appunto l'ospedalizzazione. Ecco, di questi se volete anche sedervi, tenete casomai i microfoni vicini. Sì, buongiorno a tutti, sono il dottor Marcello Santi, sono psichiatra e psicoterapeuta e dirigo dal punto di vista sanitario l'ospedale della Santa Giuliana. Oggi diciamo si parla soprattutto della parte degli adolescenti, cioè del servizio adolescenti e delle attività soprattutto di questi progetti che verranno illustrati per la prevenzione del disagio psichico in età adolescenziale. L'ospedale però comprende anche altre quattro reparti per adulti di tutte le età e di tutte le patologie psichiche ed è un ospedale totalmente, completamente convenzionato dalla Regione Veneto, anzi è inserito nel sistema sanitario della Regione come un ospedale pubblico, quindi è qualcosa di più di una casa di cura. In termini tecnici si chiama ospedale classificato, nel senso che è inserito nella programmazione regionale. Quindi questo ci dà la possibilità di avere tutte le prestazioni sia di ricovero che ambulatoriali completamente convenzionate, per cui non c'è nessun ostacolo all'accesso all'ospedale se non la prescrizione del medico di base o di uno psichiatra del servizio pubblico. Detto questo, quello che a noi interessa appunto, diciamo, è sia di essere un ospedale che si inserisce diciamo, nel trattamento dei pazienti che già sono seguiti all'esterno. Non vogliamo fare il nostro intervento, il nostro progetto, cerchiamo di proseguire, di inserirci nel progetto che dovrebbe essere già in atto e noi facciamo un pezzo di strada diciamo, in questo progetto che è quello del paziente post acuto, cioè un paziente che dopo una crisi acuta sta un po' meglio, diciamo è passata la fase della crisi, però non è ancora in una situazione di benessere sufficiente per poter o tornare a casa o tornare al lavoro o tornare in strutture diciamo meno protette del territorio. Quindi noi ci collochiamo in questo spazio, cerchiamo di proseguire la cura che è stata iniziata nella fase acuta e quindi anche proseguendo la cura psichiatrica vera e propria, ma anche cercando di inserire un ulteriore passo in avanti che è quello della riabilitazione, e cioè di operare in modo che il paziente riprenda i contatti sociali, le relazioni, che faccia delle attività insieme agli altri, che si riappropri di risorse, di capacità personali che aveva temporaneamente perduto. E quindi il nostro non è un ospedale prettamente farmacologico, non potrebbe esserlo naturalmente perché non farebbe questo compito riabilitativo, ma è un ospedale che si chiama ospedale ma fa delle cose che negli ospedali in genere non si fanno, quindi di lavoro, dei progetti anche verso l'esterno, no? Quindi in collaborazione e in relazione con il territorio, con le realtà esterne come quella che oggi poi verrà presentata, che è uno dei modi in cui si recupera il paziente, in cui si cerca di far riprendere diciamo, il percorso che era stato interrotto. Quindi diciamo questo è il nostro compito istituzionale, quello che in qualche modo noi ci proponiamo, e ci viene richiesto diciamo, nell'ambito del sistema sanitario regionale.
Dopodiché ci sono evidentemente anche delle attività più prettamente psicoterapeutiche, psichiatriche, che vengono comunque proseguite e che possono poi anche proseguire una volta che il paziente è stato dimesso delle ulteriori visite. C'è anche una parte soltanto ambulatoriale, nel senso non tutti i pazienti che si rivolgono a noi vengono recuperati, per fortuna si possono rivolgere a noi anche pazienti che non hanno bisogno di un ricovero, non hanno necessità di un ricovero, ma che hanno bisogno comunque di un supporto, di una psicoterapia per esempio, o di altri interventi che non richiedono il ricovero vero e proprio. In questo senso già nel servizio adolescenti, per esempio, il centro diurno funziona sia per l'interno che per l'esterno, cioè sia per i profili recuperati che per quelli che vengono dall'esterno. Abbiamo intenzione di allargare questo strumento al centro diurno anche all'area adulti, cioè fare le attività rivolte a pazienti che sono comunque a casa loro, vivono a casa loro, ma che possono aver bisogno di un intervento senza essere recuperati. Questo è uno dei filoni di sviluppo che stiamo pensando e che cerchiamo di proseguire. Quindi questo è un po' la fisionomia e la carta d'identità del nostro ospedale e noi possiamo essere raggiunti tranquillamente attraverso il contatto telefonico, su internet, c'è anche un sito dove è possibile capire che cosa facciamo, quali sono le proposte rehabilitative che facciamo. Non vi prendo altro spazio, lascio la parola al dottor Gazzetto che parlerà e ci prevede, insomma, per annunciare. Buona giornata a tutti. Un adolescente che sta male.
stata quindi fatta la scelta, più di 10 anni fa, ormai sono 12, di tenere un'area con un accesso indipendente dall'ospedale, con un gruppo di persone dedicate solo a questo tipo di mestiere, riservato esclusivamente ai giovani, ai giovanissimi. Eravamo partiti da una definizione dai 14 ai 23 anni, come definisce l'OMS, perché l'OMS stabilisce l'adolescenza per il mondo occidentale fino a 23. Ma purtroppo abbiamo dovuto anticipare la nostra disponibilità fino ai 12 e siamo preoccupati di dover addirittura in qualche maniera prestare ascolto e attenzione a ragazzini della prima media. Vediamo circa 100-120 ragazzi ogni anno, ingresso tecnico, provenienti da tutte le principali città del Nord Italia. Perché non so se lo sapete, ma in quanto a normativa regionale e sistema dei servizi deputati a dare ascolto e assistenza agli adolescenti, ai giovani in difficoltà psicologico, clinica, psichiatrica, ognuno sceglie il suo gradiente, la nostra società è male attrezzata. Non ci sono strutture sanitarie sul territorio che possono dare residenzialità tecnica specifica per queste facilità. 10 anni o sono, l'Istituto della Scuola di Misericordia, partendo dal bisogno, cioè partendo dalle accoglienze in area adulti di ragazzini che stanno male, ha pensato di strutturare una formula senza attendere qualunque provvedimento regionale. E siamo ancora in attesa di un riconoscimento tecnico formale che definisca la nostra realtà come una realtà di senso, già questo è importante, ma anche una realtà istituzionale in cui accedere con una libertà e con una possibilità, insomma, solidaristica, di carattere, insomma, associativo, umano, per tutti i ragazzi. Quindi noi abbiamo ragazzi di Milano, di Piacenza, cominciamo adesso, arrivano con l'aereo da Salerno. In 10 anni di lavoro abbiamo praticamente raccolto tutta una serie di problematiche che ci hanno messo in discussione come clinici. Io sono un clinico, faccio i colloqui, gestisco un gruppo di lavoro, in particolare l'area riabilitativa che è il riferimento per il progetto che vi proponiamo oggi, adolescenti al centro, si chiama, trovate nella cartellina. In 10 anni abbiamo trasformato il nostro lavoro. 10 anni fa lavoravamo in maniera molto diversa con gli adolescenti. Eravamo partiti semplicemente con una separazione fisica, ma tutto sommato con un orientamento anche tecnico. E io lo confronti che in qualche maniera era una sorta di cliché, una sorta di trasposizione di quello che facevamo con gli adulti. Nel tempo, conoscendo gli adolescenti da soli, perché gli adolescenti visti da soli in un gruppo insegnano, abbiamo pensato di modificare il nostro approccio tecnico-clinico, sapete, ma anche, mi sento di dire, proprio visto l'adolescente della sua terminologia più complessa, abbiamo approcciato anche la persona, l'adolescente, in maniera diversa, per cui siamo partiti non più dalle determinanti psicopatologico e tecnico-strategico per intervenire, ma siamo partiti da che cos'è l'adolescente nel 2010, perché nel 1990 era diverso e nel 1970 era diverso. Quindi siamo partiti da contestualizzare l'adolescente di adesso, che in tasca, come sapete, ha un computer, perché un iPhone 16 giga della Apple è un computer, non è più il terminale che portate che hanno a casa i vostri figli da controllare, è il telefono che hanno in tasca che permette un accesso a internet e a tutto il mondo in tempo reale. Abbiamo dovuto quindi renderci conto di queste cose, conoscerle bene e strutturare un sistema di, allora era
cura, perché noi siamo partiti dal concetto dell'ospedalizzazione, d'accordo, quindi dal trattamento del disturbo psichiatrico grave. Arriva un ragazzo di 15 anni che vede cose che non esistono, allucinazione visiva. Siamo partiti proprio da questo concetto e abbiamo ricomposto invece il significato di un adolescente moderno e del suo malessere, e stiamo cercando adesso di costruire un sistema di trattamento invece che di cura, in senso stretto, che possa dare una risposta a queste situazioni, condizioni di vita, blocchi emotivi, quindi non difettosità di base, fondamentali, scherzi della natura che in qualche maniera hanno inciso profondamente in una condizione psicofisica di un soggetto. Condizioni fenomeniche che umilmente ci affrontiamo, ci affrontiamo ad accompagnare nel tempo secondo un certo metodo, che della relazione fa la propria bandiera. L'adolescente non è un adulto e l'adolescenza non è una malattia, speriamo che passi in fretta. È un periodo che dura 10 anni ed è un periodo strategico per qualunque persona, perché ci si gioca in questi 10 anni le principali tappe emotive, ci si giocano i rapporti fondamentali che poi ci si dovrebbero tenere per una vita, ci si gioca la carriera, la formazione, ci si giocano quegli eventi che poi in qualche maniera sono la base su cui verrà costruita un'esistenza, qualunque esistenza, non buona o cattiva, qualunque. Diventa allora una tappa fondamentale, e diventa una tappa fondamentale soprattutto se accade che in qualche maniera manda delle segnalazioni che richiamano gli adulti. Nel gergo tecnico si dice che ogni agito, ogni disturbo del comportamento, ogni atto di vandalismo, se volete traduciamo in maniera più chiara, è una richiesta d'aiuto. Per noi è un richiamo al mondo adulto di intervenire. Fate qualcosa. Non è il segnale di un difetto fondamentale. È un richiamo agli adulti che sono prossimi, dal vigile urbano, al genitore, al dirigente scolastico, se l'altro rimane di mancare nel cortile della classe, è un richiamo diretto a fare qualcosa. Vi invito, da tecnico, a leggerlo più in chiave d'aiuto invece di una chiave normativa. Vi invito a leggerle come delle manifestazioni naturali, cioè specie specifiche per questa fase, che in qualche maniera richiedono una contrattazione, richiedono un modo di stare insieme che deve essere evidenziato in un contesto tecnico e deve essere gestito. L'area adolescenti, che logisticamente è una porzione dell'ospedale Santa Giuliana, è un sistema integrato fondamentalmente. È un insieme di 3 aree che hanno 3 differenti specificità, attraverso le quali facciamo delle proposte differenziate ai ragazzi, senza più commettere l'errore di pensare come degli interventi tecnici separati, che basta somministrare secondo una certa sequenza ritmica perché siano efficaci, avendo invece la pretesa di renderli in qualche maniera omogenei tra di loro, pur rispettando delle specificità. Per cui l'adolescente, a seconda del contesto in cui si trova e che passa, perché passa dall'ambulatorio, può passare anche dal reparto, comunque può passare dal giorno e tornare all'ambulatorio, qualunque sia il suo percorso all'interno di queste 3 aree, possa sentire una sorta di unico pensiero.
pensiero condiviso da parte di tutti i tecnici che lo assistono e lo seguono. L'infermiere, il medico psichiatra, lo psicologo, l'educatore professionale, l'operatore sociosanitario con cui si fa la pulizia assieme, devono essere nella condizione di lavorare non in maniera non all'unisono, in maniera armonica, non in forma omologata e ripetitiva, ma in maniera differenziata, ma orchestrata in modo tale per cui si senta uno sfondo nei confronti della persona, nei confronti del tempo che passa, nei confronti del rapporto umano, nei confronti della qualificazione del sistema valoriale. Fede? 1, 2, 3, 4. Questo sistema integrato, questo servizio al sistema, è la cosa più potente che noi abbiamo sperimentato per il trattamento degli adolescenti, preadolescenti e adolescenti. In ospedale è stata una rivoluzione, perché abbiamo scardinato il sistema del trattamento di una psicopatologia in medicina, che ancora negli adulti invece vige: diagnosi, cura e riabilitazione. In ortopedia hanno un tempo ben preciso, hanno un sistema organizzativo ben preciso, che dove il paziente in qualche maniera attraversa un ordine. Bisogna capire che cos'è, fare una diagnosi precisa, raccogliere il sintomo e inquadrarlo. Cita il dottor Minuzzi, ISMR4, che è la Bibbia dal punto di vista tecnico per fare questo tipo di valutazione. Una volta identificata la malattia si passa alla cura, si fanno le terapie e, finita la terapia, dismessa la dimensione della patologia in senso stretto, c'è la riabilitazione. Questa cosa in psichiatria non funziona, ma men che meno nel trattamento degli adolescenti. Non funziona proprio. Perché un adolescente è un soggetto nel pieno della sua evoluzione. Con la pubertà una persona rinasce, si dice. Il sistema psichico ha una rivoluzione a partire da una prima esperienza biologica, ha una rivoluzione pressoché totale, si rinasce. Fare una diagnosi, cioè fare una fotografia tecnica su un quadro sintomatico in un momento storico di un adolescente, potrebbe essere uno degli errori più grandi che come tecnici possiamo fare, perché potrebbe essere che da lì a un mese, un anno, nell'evoluzione naturale dell'adolescente, che si intreccia con la dimensione psichica complessa del suo disagio, si intreccia, non riusciamo a tenere separate queste dimensioni, cambia il quadro di riferimento dei sintomi, cioè cambiano quelle evidenze che noi tecnici siamo costretti a cercare per dare un nome a quello che sta succedendo nella testa. Quindi già il processo diagnostico per noi è una complicazione. Ma se parliamo di cura in senso stretto, quindi di una somministrazione, di un utilizzo di una strumentazione ben precisa, come posso avere in ortopedia piuttosto che in medicina generale, ho le stesse difficoltà, ho le medesime difficoltà. Per non parlare poi della riabilitazione, che in medicina, nella formula classica, viene dopo aver risolto il problema e che invece qui mi trovo ad affrontarla dal primo giorno, perché immaginate cosa vuol dire un adolescente ricoverato in uno spazio chiuso a non fare niente dalla mattina alla sera. Un adolescente che non fa niente in un reparto chiuso dalla mattina alla sera, quindi che non viene in qualche maniera, come si dice, coinvolto in attività, amplifica il quadro sintomatico, sviluppa tutta una serie di fenomeni psichici naturali legati a un ambiente chiuso, legati a un ambiente molto passivo, che se non facciamo attenzione come tecnici andiamo a sottolineare con evidenza della psicopatologia che sto cercando di fare.
Con queste preoccupazioni, allora, negli anni abbiamo trasformato quello che era un ricovero sanitario classico, diviso per fasi, con un certo ordine, in un sistema invece complesso. La diagnosi è un obiettivo per tutto il percorso che un adolescente farà noi, non per i primi sette giorni, perché la trasformazione è continua, il fenomeno è parzialmente visibile, addirittura anche nascosto allo stesso soggetto sofferente, non conscio. Dobbiamo cominciare subito con i ragazzi. Appena arriva la richiesta d'aiuto è necessario che li impegniamo in attività che siano da subito riabilitative e che siano da subito terapeutiche, che siano subito occasione di raccolta e occasione di comunicazione attiva per cercare di capire assieme quello che gli sta succedendo, per cercare di capire assieme non solo quello che lui è, aspetto introspettivo che in maniera esemplare il professor Meluzzi riferiva prima nel campo educativo, cioè ti aiuto a capire chi sei, da che mondo provieni. Non è solo questo, abbiamo anche un obiettivo, abbiamo anche un processo di crescita da accompagnare per, verso obiettivi ben precisi. Allora la valutazione, che non è più diagnosi e basta, per quanto riguarda il nostro approccio, si deve sposare anche con la valutazione delle risorse. Non è possibile che andiamo a cercare solo il quadro sintomatico, ma è importante invece che andiamo a scoprire quelle che sono le potenzialità di questi ragazzi. Quali sono i valori inespressi, parzialmente espressi, ridotti, magari nascosti anche a loro stessi, e che proprio in questo momento storico del loro malessere, del loro disagio, è utile che vengano fuori e che incentiviamo, perché potrebbe essere che nella operazione di crescita che stanno facendo si intreccino con l'area della sofferenza, stiamo larghi, e in qualche maniera questa sia una dimensione terapeutica efficace su cui insistere. Per cui all'ospedale Santa Giuliana, per il trattamento degli adolescenti, abbiamo il campo di calcio ed è uno strumento tecnico di elevata professionalità e anche efficacia. Questo non significa che nell'analisi delle risorse, oltre che della sofferenza, il calcio sia una sorta di toccasana, o se preferite la pallavolo, il basket, le bocce, le carte. Non è l'obiettivo del divertimento, dell'intrattenimento. Lavoriamo benissimo attraverso la parte di pallone da calcio sulle condizioni della personalità dell'adolescente che possono essere molto critiche. Un adolescente che sta vivendo una condizione di onnipotenza difensiva, è meglio che nella partita di calcio che facciamo domani sera perda sonoramente 6-0 come la penultima partita che hanno fatto vedere di Coma. È meglio che incidiamo attraverso un'esperienza non di fallimento del sé, è meglio che incidiamo su un'esperienza che è andata male, negativa, non di fallimento del nucleo centrale della personalità, ma su un comportamento esterno, perché forse questo ci permette di comunicare meglio con lui della sua limitatezza, al di là di tanti colloqui, di tante comunicazioni, di tante interpretazioni che posso fare io nel colloquio, che con gli adolescenti lasciano spesso, ha ragione, lasciano spesso il tempo che trovano. Il linguaggio in adolescenza non è che lascia il tempo che trova, semanticamente, il lessico, tutti gli adolescenti sono particolarmente forniti. Il problema è che le parole non hanno una consistenza sufficiente, non hanno una sorta di densità tale che una persona può avere a 30, 40 o 50 anni, legato all'esperienza maturata nel tempo. A 17 anni, pur avendo proprietà linguistica straordinaria, un adolescente ha difficoltà a maneggiare questo tipo di comunicazione.
pensando anche ai docenti, ad esempio, e di dare troppo conto a questo livello. Ci sono adolescenti che il giorno prima aggrediscono verbalmente il proprio docente e il giorno successivo si presentano in classe con la faccia serena, come se non fosse successo nulla. Badate che questo non è un disturbo di personalità, non è una doppia personalità per cui si sono dimenticati le parole del giorno prima, se lo ricordano benissimo. Si tratta di una duplice faccia di un adolescente molto legata al contesto da qui e ora, che un adolescente è in grado di utilizzare in tempi diversi, ma con la proprietà logica, con una capacità di mantenere una coerenza interna straordinaria. È sempre lo stesso adolescente, si ricorda perfettamente che il giorno prima aveva perso in estate, però che esisteva qualcosa nel suo mondo del qui e ora che lo spingeva a dare questo tipo di manifestazioni. L'adulto del giorno seguente, se gliela fa pagare, diciamo così in termini semplici, sbaglia. L'adulto del giorno seguente, se oltre che ricordare l'episodio precedente, sottolinearlo, lo in qualche maniera rende ancora più concreto e colpevolizza l'adolescente, in realtà non sta facendo quello che dico, sta in qualche maniera dichiarando, ricordando all'adolescente un elemento identitario di cui lui si farà scudo anche la mattina successiva e porterà avanti, perché il soggetto è il medesimo del giorno precedente e per coerenza, magari del sistema valoriale di appartenenza, continuerà a fare questo tipo di mantenere questa posizione. Il lavoro in questi 10 anni ci ha permesso di riflettere, di approfondire qual è il significato profondo della psicologia dell'adolescente. Ci ha messo nella condizione di smontare o di arricchire, se volete, la classica strumentazione che abbiamo nell'ambiente psichiatrico e ci ha messo nella condizione di dover ripensare il modello di lavoro. Siamo passati allora a fare una proposta di riabilitazione, ad esempio, che non sia semplicemente la riacquisizione di alcune abilità funzionali che vengono perse. Penso delle funzioni cognitive, visto che parliamo dell'ambito scolastico. Non è questo il bisogno di un adolescente che ha un disturbo psichico, cioè la riacquisizione di abilità funzionali cognitive nello specifico che possa in qualche maniera recuperare un risultato scolastico della fattispecie. Facciamo anche questo, insegniamo anche ai ragazzi a recuperare le abilità funzionali, ma quello che ci interessa di più è capire che cosa è successo dentro di loro, nel loro mondo psichico, riuscire a esporlo in un contesto protetto e dialogare in una maniera riflessiva e costruttiva per un certo periodo di tempo. Ecco che allora accanto al farmaco, citato prima, accanto al colloquio, tutta una miriade di attività per noi diventano fondamentali per conoscere il fenomeno interno dell'adolescente, perché gli adolescenti si esprimono per azioni prima che per pensieri, ma anche per intervenire con loro, circa ad esempio guidare l'esito della partita del calcio. Ci interessa soprattutto capire che cosa è successo psicologicamente all'adolescente che è andato in blocco. In adolescenza, dal nostro punto di vista, la psicopatologia non è l'emergere di un problema sotterraneo, è una interruzione drastica di uno sviluppo psicofisico che, se adeguatamente accompagnato, avrebbe dovuto logicamente maturarsi e divenire un profilo di identità adulta. È successo qualcosa e non pensiamo agli aspetti traumatici in vecchia maniera, cioè un singolo episodio che ha cambiato il corso psichico di un soggetto,
sono successe tante piccole cose, i tecnici le chiamano microtraumatismi ripetuti, sono successe tante piccole cose che in qualche maniera hanno deviato, un termine troppo connotato, hanno in qualche maniera ridotto e compromesso le abilità di costruzione del sé e hanno in qualche maniera ritirato l'adolescente nei confronti del mondo fino al punto di renderlo paralizzato psichicamente e spesso anche nella propria posizione sociale, ritiro scolastico, insuccesso relazionale, chiusura della propria stanza, utilizzo dei principali sistemi informativi come alternativa al sistema sociale faccia a faccia. In una situazione di questo genere esiste un dolore interno e spesso silente che cresce progressivamente. Superata una certa soglia, un adolescente entra in crisi. Noi diciamo per fortuna, nel senso che il comportamento di disagio manifesto, che è caratteristico della crisi, a questo punto mostra quello che è stato fermentato nei mesi o negli anni all'interno di una parte oscura di questo adolescente. La nostra preoccupazione principale è quella allora di capire dov'è che questa dimensione sta macerando, in quali teste dei vostri allievi ci sono delle condizioni tali per cui dobbiamo preoccuparci per tempo che prima o dopo ci sia un'emergenza che richieda l'intervento dell'ospedale Villa Santa Giuliana. Vorremmo, dicevamo di tanto, vederne sempre di meno gli adolescenti che arrivano lì. Per questo abbiamo pensato di spostare il fuoco dell'ospedale non solo sul modello tecnico che ha a che fare con la cura in senso stretto del termine, ma di cercare di trovare il più possibile le collaborazioni con gli altri educatori, professionisti, di tutte le agenzie del territorio e siamo particolarmente interessati a quelle di Verona e Provincia perché siamo qui a un chilometro di distanza, in cui darvi e dare ai docenti tutte le informazioni, il supporto necessario perché si colga le prime bollicine legate alla fermentazione. Noi siamo più che convinti che un bravo insegnante, educatore, docente, preside, dirigente, sia la persona più qualificata che nel sistema scuola, che è un teatro, è una scena, in cui gli adolescenti mostrano le loro cose, siamo più convinti che un buon insegnante sia in grado di cogliere gli elementi che fanno pensare a una fermentazione in corso, cioè a un processo di chiusura e di rinuncia che domani può portare a un ritiro, a un isolamento massiccio con tutta una serie di produzioni sintomatiche. Siamo più che convinti che dovremmo allora in questo senso dare il maggior supporto possibile per fare un'analisi, avere una capacità di osservazione e di lettura di quello che sta accadendo ai vostri adolescenti, ai vostri allievi. Il progetto Adolescenti al Centro, che è questo viola, è in corso, non è stato scelto da poco al tempo in cui lo presentiamo, un caso, ha due finalità fondamentalmente. La prima è questa qui che vi dicevo poc'anzi, che è quella di avere la disponibilità in materia formativa per quanto riguarda il nostro osservatorio a tutti i docenti e al personale che possa in qualche maniera essere il primo testimone di un segnale di preoccupazione senza intervenire. Il primo testimone di un segnale di preoccupazione che possa aiutare a non il ragazzo stesso, ma magari la famiglia, a farsi carico di una problematica. Il secondo, invece, strumento che vi proponiamo, è quello di aiutarci e aiutarvi a fare una valutazione puntuale
attenzione diretta sul singolo ragazzo che vi preoccupa. Per questo abbiamo pensato a un processo, a un percorso, che non è una serie di colloqui clinici, perché in questo modo torneremo al vecchio sistema di fare un'analisi attraverso il rapporto 1-1 adolescente-adulto. Non è questo. Per questo vi proponiamo semplicemente un primo accordo con un tecnico, con uno psicologo, che debba fare un colloquio e che debba in qualche maniera anche rappresentare il sistema istituzionale attraverso il quale vogliamo far passare l'adolescente. E poi vogliamo invece proporre un percorso di attività di cui abbiamo, come si può dire, un'ampia scelta, da quelle più di carattere cognitivo a quelle più di carattere emotivo-affettive, a quelle più fisico-corporee, a quelle più mentali, a quelle più in chiave individuale o invece in chiave più gruppale, dove fare esperienza all'adolescente di cui ci stiamo interrogando. Dal nostro punto di vista serve un po' di tempo, servono una decina di incontri in cui l'adolescente debba sperimentarsi con altri adolescenti e farci vedere in vivo, invece che raccontare in colloquio, farci vedere in vivo come lui utilizza l'esperienza, come sta con gli altri, come si relaziona col compito, come utilizza il suo corpo, come elabora tra un incontro e l'altra l'esperienza che sta facendo. Solo alla fine, allora, non solo del colloquio, ma di un percorso di questa natura, ci permettiamo, perché si tratta proprio di questo, ci permettiamo di fare un'ipotesi diagnostica, ci permettiamo di fare una valutazione che sia non solo del quadro sintomatico della condizione di psicologia clinica del soggetto, ma ci permettiamo anche di fare la valutazione delle risorse e di cercare di mettere insieme le parti, perché l'individuo sia visto nella sua interezza e nella sua completezza. Questo, in soldoni, è il progetto degli adolescenti al centro. Ed è un traguardo per noi, è una novità che abbiamo proposto lo scorso anno e che cercheremo di ampliare e approfondire sempre di più. È un'organizzazione che nasce da un'esperienza clinica con i ragazzi, mi ricordo, più problematici, che hanno avuto maggiori difficoltà, ma che non sono diversi dagli altri, che sono dei soggetti che hanno in qualche maniera dovuto necessariamente rivoluzionare il proprio panorama psichico interno e il proprio mondo relazionale esterno, di cui la scuola, prima o dopo,